граждане и гражданки Советского Союза. Советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские напали на нашу страну, атаковали наши границы, что началась война. Война началась на рассвете, чтоб больше народа убить. Спали родители, спали их дети, когда стали Киев бомбить. Врагов шли большие лавины, их не было сил удержать. Как в земли вступили родной Украины, то стали людей убивать. За землю родной батьковщины поднялся украинский народ. На бой уходили все-все мужчины, сжигая свой дом и завод. На бой уходили все-все мужчины, сжигая свой дом и завод. Звалися снаряды и мины, танки гремели броней, ястребы красные в небе кружили, мчались на запад стрелой. Из приказа Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии номер 270 от 16 августа 1941 года. Приказываю командиров и политработников во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою родину дезертиров, обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава. Ставка Верховного Главнокомандования. Сталин, Молотов, Буденный, Ворошилов, Тимошенко, Шапошников, Жуков. Dell'invasione tedesca dell'Unione Sovietica, furono catturati centinaia di migliaia di prigionieri. Molti di questi prigionieri non vennero in realtà consegnati ai campi di concentramento in Germania, ma restarono presso le unità tedesche che li avevano catturati e impiegati nelle retrovie del fronte come ausiliari dell'esercito. Questo fenomeno assunse delle dimensioni importanti, tanto che nell'autunno del 1941 venne avviato un vasto programma per dare impulso all'organizzazione di veri e propri reparti da impiegare nelle retrovie del fronte. Sorsero così la legione del Turkestan, dove erano impiegati soldati provenienti da una vastissima zona che va dal Mar Caspio al Pamir fino al confine cinese, quindi uzbeki, kirghizi, kazaki, tagiki, mongoli, eccetera. Una legione dell'Azerbaigian, una legione del Caucaso del Nord, una legione della Georgia, dei Tartari del Volga e una legione armena. In più furono formati molti battaglioni composti da russi, ucraini e bielorussi.
Nel dicembre del 1942 il noto generale Vlasov, ormai passato con i tedeschi, emise il cosiddetto manifesto di Smolensk, che conteneva un appello ai russi per liberare la patria dalla dittatura comunista. Nacque così l'idea di un esercito russo di liberazione, idea che però fu avversata sia in Germania da molti circoli nazisti, sia dai rappresentanti delle varie nazionalità ed etnie che non volevano una leadership russa. Nell'autunno del 1943 lo Stato Maggiore tedesco realizzò che nelle retrovie del fronte russo esistevano ormai circa 400.000 soldati dell'Est, come venivano chiamati, cosa che preoccupò perché considerati infidi, preoccupò moltissimo, tanto da far decidere di prendere tutte queste formazioni militari e trasferirle nell'Europa dell'Ovest. Il primo dei battaglioni russi che arrivarono in Piemonte portava il numero 617 ed arrivò in Val di Susa nel dicembre del 1943. Questo battaglione fu adibito alla guardia della ferrovia fra la Bassa Valle e fino a Bardonecchia. Ma alcune compagnie di questo battaglione parteciparono a numerosi rastrellamenti contro i partigiani della valle. Ci furono alcuni casi di diserzione, fino a quando questo battaglione non fu trasferito in provincia di Cuneo. Subito dopo arrivò in Val di Susa il battaglione da campo georgiano, contraddistinto dal numero 198. Questo battaglione georgiano è ricordato per l'altissimo numero di disertori che le autorità di polizia tedesche ritennero di ritirare dalla Valle di Susa questo battaglione e inviarlo a Novara. Una volta giunti a Novara e impegnati in Ossola, il resto di questo battaglione passò con i partigiani. Un altro battaglione che fece la sua apparizione in Piemonte portava il numero 263 e venne impegnato in alcune operazioni nelle valli cuneesi. Furono particolarmente duri con la popolazione civile. Quando i tedeschi si ritirarono dalla Francia, e siamo nel settembre del 1944, in Piemonte arrivarono altri due battaglioni. Il primo portava il numero 406 e il secondo portava il numero 781, quindi i cosiddetti mongoli. Tra le unità che furono trasferite in Italia nel dicembre del 1943, la meglio organizzata era senz'altro la 162esima divisione di fanteria turkmena e operarono contro i partigiani in una zona che può essere identificata tra i confini della Liguria, dell'Emilia e del Piemonte. Questi soldati durante queste operazioni antipartigiane sono stati colpevoli di moltissimi saccheggi, di distruzioni, furti e anche molti casi di stupro a danno delle popolazioni civili. Sono restati fino alla liberazione a Cuneo, il numero uno, Laurenti si chiamava, il numero due era Grisha, il numero tre era Konov,
Loro lo chiamavano Major e noi l'abbiamo sempre tenuto morto. E questo è morto accanto a me come siamo io e lei. Russia, noi l'abbiamo fatto disertare, che come dicono erano di presidio, erano prigionieri dei tedeschi, poi li avevamo portati qua, che c'erano con l'occupazione allora, loro c'erano i partigiani, loro, specialmente la Valle di Susa, c'era la ferrovia che andava in Francia, e allora c'era il mezzo di comunicazione importantissimo qua in Varsavia. Allora noi la facevamo saltare spesso i binari, e loro qua erano nella stazione e pattugliavano la ferrovia. Erano lì, poi noi l'abbiamo fatto, siamo messi a contatto e una parte hanno disertato. Un maresciallo che nell'esercito sovietico era un maggiore e quindi è venuto via con una cinquantina di russi. A me nel distaccamento ne è andati quattro, e veramente gente molto a posto, molto valida, tra i quali uno dei quali dopo 3 mesi parlava l'italiano. Ma voglio dire, diversi da noi, noi tanto c'erano due tipi di partigiani, i colpisti e quelli che rimanevano in battaglia. Per esempio, lei ha parlato di Bocca. Bocca era un completo, perché era l'uno e l'altro. Nottore Velli era soltanto un uomo di combattimento. Non so, per dirvi degli altri nomi, Ziacetto era soltanto un colpista. E loro non erano dei colpisti, non avevano questi colpi di fantasia che avevamo noi, perché così si può dire. Ed erano invece gente che se tu li mettevi in avvistamento oppure in pattuglia, Mantenevano la posizione. Questo vogliamo ricordarlo. E ricordo un'occasione dove avevamo portato su dei prigionieri tedeschi, gli ufficiali, e quando siamo arrivati là c'era già un gruppo di partigiani sovietici che era stato avvertito che doveva trovarsi lì per interrogarli. Lì ho saputo che c'era un distaccamento più su nelle Langhe di tutti loro, russi, jugoslavi, tutti slavi. Li divisero in 3 o 4 distaccamenti, non avendo la piena fiducia immediata di queste gente vestite a tedesco, dicono che sono russe, e chi lo va a dimostrare. Furono degli eccellenti combattenti, delle persone molto serie, molto a posto e dei bravi ragazzi. E uno dei quali è stato mio portaordine durante la guerra di liberazione e mi ha salvato anche la pelle a Caraglio, distruggendo qualche nemico, non stiamo a raccontare, una bella raffica. Portava il Bran, la forza che aveva, portava il Bran come se fosse un mitra, Grisha si chiamava. Purtroppo dopo la guerra non li abbiamo mai... Dunque, io dei russi mi ricordo per quel particolare lì, che come prendevano dei prigionieri tedeschi, loro volevano subito eliminarli. Invece noi ci interessava per scambiarli con i nostri partigiani. E io... particolare dei russi mi ricordo, però erano coraggiosi più di noi altri, loro erano proprio decisi nel combattimento, erano sempre in prima linea. Conoscevo tutti, Volkov poi l'ho portato fino a casa mia una notte, perché quelle marce lì le facevamo di notte. E siamo arrivati a Verzuolo, a casa mia, dove abbiamo mangiato quel poco che c'era, perché allora mangiare ce n'era pochissimo. Poi mia madre ci ha dato anche qualche paio di calze che potesse cambiarci, e al mattino presto, prima che venisse giorno, siamo ritornati. Tedesco non capivo neanche a parlare, invece con lì tanti capivo a parlare un po'. Partigiani capire. Ma i russi poco. Ma i russi no. I russi non mi... Russi saranno in e due. Tanti parlavo di capire, tanti parlavo di capire niente. In ogni modo, noi la prima volta che lo mi ha visto sono arrivato a mezzanotte. Così, quando sono sbandato lì. Ma è lì, ma poi, non è russi. E poi l'avessi da contare tutto, per carità. Faria fine a paura, ma cos'è?
La resistenza credo possa essere considerata una grande guerra civile europea nella quale le forze antifasciste combattono contro il nazismo e il fascismo. E da questo punto di vista è un'esperienza circolare che mette a confronto e a contatto persone dalla storia, dalla provenienza, dalla cultura differente. E un esempio lo si ha in Italia. Intanto è una grande circolazione all'interno della penisola. La resistenza è forse il primo momento in cui italiani che provengono da regioni completamente diverse si ritrovano insieme sulla base di una scelta spontanea, condividendo la quotidianità della vita di banda. Ma è anche un'esperienza dove la cultura italiana si mescola con culture che provengono da altre regioni, perché nell'esercito della Wehrmacht, nell'esercito tedesco, erano stati arruolati a forza prigionieri che provenivano dalla Russia o che provenivano dalla Cecoslovacchia, che provenivano dalla Polonia. E molti di questi, a partire dall'autunno del 1943, quando in Italia con il rovesciamento del fronte dell'Alleanza, con l'8 settembre, si apre la stagione resistenziale, molti di questi disertano dalle loro formazioni, a volte individualmente, a volte a grandi gruppi, ed entrano nelle bande partigiane. È una commistione linguistica, perché si tratta di incontrarsi sulla base di linguaggi diversi, è una commistione culturale, perché si tratta di provenienze completamente diverse, radici diverse, si tratta di una commistione politico-sociale, perché chi arriva dall'Unione Sovietica ha l'esperienza del comunismo, ha una cultura fatta probabilmente di molto indottrinamento, ma anche di linguaggi, di luoghi, di riferimenti, di parole, di personaggi, di libri, di letture diverse completamente da quelle degli italiani, che a loro volta venivano da un altro tipo opposto di indottrinamento. Infatti diversi di noi si eravamo tutti iscritti al Partito Comunista allora, eravamo dei primi che siamo iscritti al Partito Comunista, perché era proprio per loro che si raccontavano che là si stava bene e via via, forse anche loro facevano un po' di propaganda comunque. Quindi voi non eravate iscritti? Prima non ne eravamo iscritti in seguito, proprio con la propaganda che facevano loro. Noi avevamo anche già la prima, perché i primi partigiani erano gruppi così, erano un po' disorganizzati. E prima che avevamo portato un po' nell'organizzazione della nostra valle, sono proprio stati i comunisti che erano già organizzati contro il fascismo nelle cellule che erano a Torino, e dicendo, sono venuti nella valle e hanno organizzato un po', cominciato a organizzare un po'. La belva fascista sopra ogni gran civiltà, l'umanità socialista pur si accingeva a sbranare, ma un uomo tutto d'acciaio ad aspettarle era là. Stalin, Stalingrado, la leggenda vola. Stalin, fermava il mostro la tua forza sola. Gloria sia a te in eterno. E quindi è un'esperienza da questo punto di vista di confronto. E anche un'esperienza di abitudini diverse. Per esempio, i partigiani russi avevano la fama di essere dei formidabili bevitori, capaci anche di diluire la nafta con un po' d'acqua pur di avere qualche cosa di alcolico da buttare nel corpo. Ecco, tutto questo ha rappresentato una delle caratteristiche della resistenza, e cioè un grande confronto di cultura tra uomini che... Nei primi tempi restò nei distaccamenti assieme a due o tre russi, con noi c'erano questi quattro russi compreso lui, e gli altri erano con Vico Viglione e altri ancora da altre parti. Poi finalmente riconobbero i nostri comandanti, che Konof era un ufficiale, così si diceva, e lo tennero a Pralleves con loro alle Traverghe. Invece prima dei rastrellamenti, quando si seppe di questo rastrellamento, e siamo al febbraio del 45, lui venne mandato nel distaccamento dove c'erano più dei suoi ex soldati, affinché lì collaborasse con lui, li comandasse nel combattimento. E combinazione, lui all'avvistamento ci trovammo il comandante della banda, che era il tenente Renaudo, il sottoscritto e Konof. In quel momento iniziò il bombardamento di questi mortai da 81, che erano diretti dal campanile della chiesa di Monte Rosso Grande.
e in tre colpi ci colpirono. La bomba cadde proprio ai lati di questo, come chiamarlo, questo cippo. State attenti che noi l'abbiamo poi ritrovato nelle cartine militari dopo, che quello che dirigeva il cannoneggiamento aveva degli elementi molto chiari sulla carta militare per colpirci. E questi due infelici morirono lì così, e io sono ancora qui a raccontare queste belle storie che non sono tanto, non sono state molte. Però essendo i più giovani, io e Ivan, del distaccamento abbiamo subito legato, subito fatto amicizia e si era sempre insieme. Ecco. Noi le giornate quando non c'era da essere destinati in una zona o un'altra perché c'era un combattimento, e noi le passavamo lì così stupidamente, al bar o a fare una passeggiata. Loro erano già dove noi non pensavamo, erano già oltre Calamandrana. Arriviamo a tiro e loro spuntano fuori dalla vigna, no? Lo ricordo sempre, buttate a terra le armi e venite avanti con le mani alzate. Madonna, è stato un attimo, capisci? Butto giù dalla strada, come loro vedono questo scatto qui, cominciano a sparare addosso, ci sparano addosso, madonna, avevano i tappun a ripetizione, tappun, 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 sai, inventi che ti sparano addosso così. Avevo imparato dai film, che quando ti sparano fai il zigzag, io correvo zigzag, invece Ivan andava giù diretto per la strada e l'ha imbeccato nel piede sinistro, gli hanno staccato queste le due dita del piede sinistro. Un urlo, si ferma, cade, si ferma. E io quando sento quell'urlo mi sono fermato anch'io e sono ritornato verso di lui. Erano dalla San Marco. E io, siccome avevo una giacca di un prigioniero della San Marco, mi hanno messo KO di botte. Vicino al castello c'era un piccolo garage che allora era un pagliaio. Ci hanno messi lì e poi mi hanno preso, mi hanno portato su. Ivan sempre è rimasto lì. Mi hanno preso in questo salone enorme, mi hanno messo lì, c'era due o tre tedeschi. E mi hanno fatto un interrogatorio lì. Poi ho cercato di fare lo stupido più che ho potuto. Io ero sempre lì che piangeva dal dolore. Abbiamo passato la notte lì con due o tre della San Marco che ci facevano da guardia. E poi al mattino, mi hanno prelevato e lì ci siamo salutati con Iva e non l'ho mai più visto. Lui si chiamava Iva, ma Iva era proprio il suo nome, che poi io gliel'ho dedicato a mio figlio. Quel giorno lì, al santuario di Valmala, c'era una riunione di tutti i comandanti di distaccamento, dove c'era comandante e commissario della 181esima Brigata Garibaldi, che sono caduti e tutti e due in combattimento. Il comando aveva avuto delle informazioni che in quei giorni lì da Lemma, che è anche una borgata, un paesino sempre lì della zona, dovevano fare un rastrellamento. Erano della Monte Rosa il numero maggiore e poi c'erano anche dei tedeschi che
non so se erano loro che li guidavano. Ad ogni modo, la maggioranza era la Monterosa. Strada facendo hanno preso degli ostaggi che se li sono portati dietro e si sono fatti accompagnare fino al santuario di Valmala. Loro sono usciti, si sono difesi, qualcuno è rimasto dentro per cercare di far sparire i documenti. Ivan Volkov aveva uno stent, ha combattuto bene fino alla fine, coprendo anche la ritirata dei suoi compagni. Anche se è ferito, si è ritirato fino sulla strada ed è lì che ha sparato tutto quello che aveva, perché per terra c'era un mucchio di bossoli. E poi l'hanno sfragellato anche lui, gli hanno fatto una raffica in faccia e l'hanno... Se uno non lo conosceva diversamente non poteva più riconoscerlo. Neanche se ferito a una gamba ha sempre continuato a difendersi e a difendere tutto il distaccamento. Lì erano 9 e 3 12, 9 sono caduti, 3 si sono salvati. 3 sono stati catturati, feriti, medicati e poi uccisi con un colpo alla nuca. Ecco, lì la cosa più...